Gentili ascoltatrici e ascoltatori, buongiorno e bentornati per questa nuova edizione di Lunedì Sport, gli europei di calcio, la Coppa America del Centenario e la Formula 1 nella scaletta della nostra trasmissione. In apertura, gli europei di calcio, questa sera alle 21 scatta l'avventura azzurra con l'esordio nella delicata sfida contro il Belgio. I ragazzi di Antonio Conte sono ben consapevoli che non sarà un avversario facile da battere, come del resto anche il CT Conte lo ha ampiamente ammesso. Per la formazione bisognerà aspettare stasera per vederla all'opera. Intanto, nelle gare della giornata di ieri, la Germania ha vinto contro l'Ucraina per 2-0. Bene anche Croazia e la formazione della Polonia. Sentiamo il servizio. Terza giornata degli europei di calcio con il debutto dei campioni mondiali tedeschi che hanno vinto per 2-0 contro un'Ucraina che ha destato una buona impressione, riuscendo in ben quattro occasioni fra primo e secondo tempo ad esaltare il portiere Neuer. Il vantaggio tedesco al 19° del primo tempo con Mustafi e il raddoppio al finale di partita con Schweinsteiger su assist di Özil. Nel pomeriggio di domenica la Croazia a Parigi aveva vinto per 1-0 con la Turchia, rete di Modric al 41° minuto. Invece nell'altra partita del pomeriggio la Polonia regola con identico punteggio l'Irlanda del Nord. Intanto la UEFA ha minacciato l'esclusione di Inghilterra e Russia in caso di nuovi episodi da parte delle rispettive tifoserie. Scontri a Nizza dei tifosi tedeschi e Lille per parte polacca. Lunedì l'esordio degli azzurri contro il Belgio a Nizza. Tra le altre gare della giornata, Spagna e Repubblica Cerca alle 15 e alle 18 Irlanda-Svezia. Mimmo Siena, speciale news. Questa dunque è la cronaca, unitamente anche agli episodi che coinvolgono gli hooligans delle varie tifoserie. Intanto una notizia giunta pochi minuti fa in redazione ci dice che un tifoso dell'Irlanda del Nord, ubriaco, è morto nella notte a Nizza. Tra l'altro l'uomo è caduto da un parapetto precipitando per oltre 8 metri. Dopo i violenti incidenti di sabato a Marsiglia tra hooligans inglesi, russi e francesi, il ministro dell'interno transalpino Cazeneuve ha annunciato il divieto di vendere alcolici nelle zone a rischio. Ricordiamo le partite in programma. Oggi si parte alle 15 con Spagna e Repubblica Ceca, alle 18 Irlanda-Svezia, match che interessa da vicino gli azzurri perché nello stesso gruppo dove si trovano, ed alle 21 Belgio-Italia. Parliamo adesso della Coppa America del Centenario. Le gare disputate nella notte hanno portato a una sorpresa clamorosa, l'eliminazione del Brasile, una delle favorite di questo torneo. Avanza il Perù, bene anche l'Ecuador che batte Haiti. Sentiamo. La nona giornata della Coppa America di calcio ha prodotto un risultato clamoroso. Il Brasile è fuori dai quarti di finale. La formazione paulista di Carlos Dunga è stata sconfitta dal Perù con il punteggio di 1-0, grazie ad un gol contestatissimo alla mezz'ora della ripresa di Rui Diaz, che ha ripetuto a quasi 30 anni di distanza la mano di Dios di Diego Armando Maradona a Messico 86. Con questo risultato, non solo la formazione peruviana scavalca il Brasile e si lancia al primo posto in classifica, ma a questo punto vede concretizzarsi anche le speranze di essere la vera rivelazione del mondiale. Nell'altra gara giocata nella notte, l'Ecuador ha battuto Haiti con il punteggio di 4-0, grazie a una doppietta dei fratelli Valencia. E aprono le danze all'11° minuto, poi il raddoppio ad opera di Iovi e poi nella ripresa esattamente all'11° minuto con Novoa e poi con Antonio Valencia a 11 minuti dalla conclusione della partita. Questa la classifica al termine della terza giornata del gruppo B. Perù 7 punti, Ecuador 5, Brasile 4 ed Haiti a quota 0. Mimmo Siena, speciale news. In chiusura occupiamoci del mondiale di Formula 1. Ieri a Montreal, settimo appuntamento della stagione, il Gran Premio del Canada con la vittoria di Lewis Hamilton che riapre il mondiale per la Ferrari, un inizio positivo e poi nel proseguio veramente di umore nero per una strategia di gomme che non ha funzionato. Sentiamo.
L'inglese della Mercedes, Lewis Hamilton, ha vinto il Gran Premio del Canada, settimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 2016, al termine di una gara assolutamente incredibile e ricca di emozioni. Alla partenza, Vettel smetta subito in testa, sorprendendo sia Hamilton che Rosberg. Ma durante la gara accade quel che non ti aspetti. Viene chiamato ai box, il cambio di gomme sembra una strategia vincente, invece si rivelerà sbagliata, considerando che dopo l'unico cambio gomme da parte delle Mercedes, Hamilton non soltanto non mollerà la presa della prima posizione, ma la porterà a compimento. Il team principal della Ferrari arriva bene, fa mea culpa clamoroso per le strategie adottate durante il Gran Premio. Ci abbiamo provato, ha detto, ma purtroppo non è andata bene. Adesso, con la seconda vittoria di fila, l'inglese riapre il mondiale di Formula 1 nei confronti del rivale e compagno di scuderia Nico Rosberg. Ed è tutto, gentili ascoltatrici e ascoltatori, per questa edizione di Lunedì Sport. Grazie per essere stati con noi. Prossimo appuntamento con la nostra informazione, con il telegiornale, questa sera alle 19. A tutti un buon proseguimento di giornata. Un fronte di bassa pressione è arrivato sull'Italia portando con sé nuvolosità e forti temporali. Previsioni per lunedì 13 giugno: al mattino cielo sereno poco nuvoloso, nel pomeriggio sono previste piogge e temporali sulla fascia garganica, Tavoliere, Murge e Barese. Miglioramento dalla serata, temperature leggermente in calo, venti moderati e mari molto mossi.